Appassionati di basket, buonasera da Piersanto Gallo. Dimenticare Palermo e chiudere i giochi, questa è la missione odierna della Basket Academy Catanzaro, che in un Palapulerà sold out cerca la qualificazione alla semifinale playoff contro l'agguerritissimo CUS Palermo. Match iniziato da qualche istante, andiamo subito a leggere i quintetti agli ordini del duo arbitrale composto dai signori Antonio Caputo ed Emilio Gerardis per il CUS Catania. All'inizio Tagliareni, Ferrera, Bonanno, André e capitano Inserillo, mentre per quanto riguarda invece la Basket Academy Catanzaro di coach Salvatore Procopio, dall'inizio Madella, Casa Reale, Sipovac e Federico Perez Darold, che qualche istante fa ha messo a segno i primi due punti del suo match. Sipovac sul ferro, rimbalzo per Dario André, riparte Palermo, prova subito forte la formazione siciliana, sbaglia però Bonanno, il rimbalzo di Casa Reale. Siamo già dall'altra parte con Federico Perez Darold, prova ad andare col fisico Federico, alza la parata Federico Perez Darold, già time out per coach Federico Catania. Di nuovo in campo evidentemente coach Federico Catania, ha dovuto aggiustare la marcatura su Federico Perez Darold, che è apparso subito devastante in fase offensiva. Ora va a commettere proprio lui fallo. Sarà rimessa per il CUS Palermo. Tornare sui suoi standard Catanzaro, che in gara 2 invece sui suoi standard non li è stato infatti Palermo, con grinta e con le sue grosse capacità tecniche è riuscita a impattare la serie. Qui intanto dalla media Tagliareni va a segno, gran bel canestro qui di Tagliareni. Ora e Madella per Sipovac, si ferma Sipovac, la finta corta sul primo ferro. Oggi Sipovac dal primo minuto, lui che è solito entrare dalla panchina. Intanto il tentativo di Dario André, che prende il ferro, poi qui Ferrera da terra, forse tocca in maniera fallosa Casareale, si prosegue ma c'è fallo di Tagliareni su Federico Perez Darold, il primo personale. Le indicazioni di coach Procopio per Sipovac e del suo vice turno per Madella. Batte Sipovac, il pallone per il capitano Nunzio Sabatino, gli porta il blocco Casareale, serve Federico che poi perde palla e aziona il contropiede della Palermo. Ferrera, triplicata Ferrera, scarica
per Bonanno che sbaglia completamente il tiro, poi Sipovac, gran passaggio per Federico Perez d'Arold, l'assist di Federico Perez d'Arold, poi Madella prova ad andare di tabella, sbaglia, rimbalzo offensivo per Federico Perez d'Arold, però viene sporcato dal Cus Palermo, quindi si riparte con una rimessa per Catanzaro con 13 secondi a disposizione. Sabatino, alla sua maniera il capitano, poi Casareale sporca il contropiede di Palermo che aveva tentato un passaggio da canestro a canestro per un tiro rapido, ma è stato bravo qui Casareale. Intanto la tripla da parte di Inserillo, solo rete per Inserillo con la retina che era anche messa male. Mamma mia, che precisione per Inserillo. Sabatino. Si chiude il Cus Palermo, 7 secondi per Catanzaro, Federico lontano dal canestro, passa Federico e subisce fallo proprio da Inserillo. Primo personale per Inserillo. Dimitrovic in panchina per Catanzaro a causa dei postumi del colpo subito a Palermo. Vediamo se sarà in grado di giocare. Sabatino, l'assist per Casareale, fermato in maniera Becca, gli applausi di Sabatino Casareale. Ora può andare dalla linea della carità per entrare nel tabellino dei marcatori. Casareale va col primo libero corto. Secondo libero buono, 1 su 2 per Casareale, 7 a 5 per Catanzaro il punteggio. Buon anno, il blocco di André, poi riceve il pallone, André prova a passare, riesce a scaricare per Tagliareni, erroraccio qui di Tagliareni. Madella! Vola Madella per i suoi primi due punti in questo match, parziale aperto per Catanzaro, pronto ad entrare Jacopo Bruno. Tagliareni sbaglia, rimbalzo per Vojin Sipovac. Federico col brivido riesce a mantenere il pallone. Catanzaro, Sabatino per Madella, ancora Federico, si destreggia bene, un cioccolatino per Sipovac, corto, poi si riscatta con il rimbalzo per il canestro da due, gol in Sipovac, primi due punti pure per lui. Pirrera subisce fallo, saranno due tiri liberi per Matteo Pirrera. Primo fallo per Luca Madella. 14 punti di media in questi playoff per Pirrera. Fuori intanto Bonanno e dentro, come vi avevamo preannunciato, Jacopo Bruno. Classe 2004 Pirrera. Ha fatto malissimo a Catanzaro sia in campionato che in playoff, tanto realizza il suo primo punto di questo match. E sbaglia invece il secondo tiro libero, rimbalzo per un presentissimo Casareale. Sipovac. Poi Casareale lontano dal canestro,
E c'è l'intervento di piede di Bruno. La battuta di Sipovac per Federico Perez d'Arold, quintetto altissimo per Catanzaro. Con Sipovac a giocare da tre. Federico scarica per Casareale! Splendido assist di Federico Perez d'Arold. Casareale non sbaglia. Tre punti finora per Michele Casareale, con annessi anche due rimbalzi. Tagliareni, solo rete per Tagliareni. Non molla assolutamente il Cus Palermo. Federico per Sipovac, va Sipovac, il pallone danza sul ferro e poi esce. Ma il potenziale gioco da tre punti per Goyen e Sipovac, ma ci saranno due tiri liberi per lui. Sbaglia il primo Sipovac. Bene ma non benissimo Catanzaro ai liberi in questa primissima parte del match. 1-2 per Goyen e Sipovac. Ancora un 1-2, Catanzaro va al liberi. Intanto è iniziato il match. Catanzaro, siamo per Catanzaro. André, occhio ad André. La mano educatissima di Dario André, bisogna difendere su André. 14-12, si è rifatta sotto la formazione di coach Federico Catania. 7 secondi, Sipovac sul primo ferro, il passaggio di André per inserirlo. L'assist di inserirlo per Pirrera, ma c'è fallo. Da parte di Madella. Fuori Sipovac, è pronto ad entrare Mladen Dimitrovic. Catanzaro entra Dimitrovic. Esce da dove farlo Sipovac. Rimessa per il Cus Palermo. Tagliareni. Assistere al match oggi anche il sindaco di Catanzaro, Fiorita. Bruno, il passaggio per Dario André, uno contro uno con Casareale. Questa volta, rispetto allo scorso match, Casareale non fa passare André. Secondo fallo per Luca Madella. Intanto qui fallo in attacco per Madella, il terzo, attenzione per Madella. Coach Procopio chiede spiegazioni a Gerardis. È pronto ad entrare Agosto con Madella carico di falli. Decisione inevitabile questa per coach Procopio. Il Catanzaro entra il numero 12 Agosto, al posto di Luca Madella. Vediamo se anche oggi Agosto darà il suo contributo. È cresciuto tantissimo Agosto, ecco, nei playoff. André si rinnova il duello con Casareale. Tagliareni,
e da Tagliarini. Praticamente era andato Federico Perez da Rog a raddoppiare su André. È riuscito a scaricare André con le sue manone educate per Tagliarini, liberissimo, quindi facile tripla per il vantaggio del Cus Palermo. Federico col brivido, alla fine ottiene quello che voleva, libera il tiro, salva assist per Federico Perez da Rog, nuovo vantaggio per Catanzaro con la tripla di Nunzio Sabatino. Pirrera, le finte di Pirrera che poi va di tabella e realizza 17 pari. Casareale, posizione laterale, Michele Casareale. Sabatino, Federico Perez da Rog in post basso, bassissimo, prova l'assist, ma questa volta capisce tutto il Cus Palermo, bravissimo qui Andrea Gosso che stoppa Pirrera, gli concede solo la rimessa. Pronto ad entrare Canestrari, buon anno per Bruno, poi Pirrera, scarico per Tagliarini, André sul ferro, rimbalzo per Federico Perez da Rog. Ultimo giro d'orologio di questo primo periodo, mancano esattamente 36 secondi, Federico dalla media, airball, una rarità per Federico. 32 secondi dentro Benfratello per il Cus Palermo e Canestrari per Catanzaro. 32 secondi da giocare in questo primo quarto. Riposo per André. 20 secondi per il Cus Palermo. Discrepanza di circa 12 secondi rispetto al cronometro dei 24. Pirrera sbaglia, rimbalzo di Federico. 10 secondi per Catanzaro. 8, 7, 6, Federico. 5, parte Federico, 4. Va Federico, l'assist di, per Casareale che sbaglia. Sbaglia Casareale, termina qua il primo quarto sul 17 pari. Primo riposo, 17 pari.
Di nuovo sul parquet. Basket Academy Catanzaro, Equus Palermo, perfetta parità nel primo quarto. Catanzaro che ha provato a scappare, ma Equus Palermo ha prontamente risposto all'allungo giallo-rosso. E ora passa nuovamente in vantaggio con il canestro di Pirrera. 5 punti per lui oggi, ma siamo già dall'altra parte. Federico Perez Darold si gira e prova ad andare di tabella, ma sbaglia. Ancora l'errore della CUS con il rimbalzone per Mladen Dimitrovic. Federico riesce a mantenere vivo il possesso. Si avvicina al canestro, arriva su di lui. Non il raddoppio, ma tre avversari. Finisce per sbagliare. Ottima la difesa di Palermo fino a questo momento, dobbiamo dirlo. Corto intanto il tiro di Bruno, rimbalzo per Agosto, assist bellissimo di Agosto per Federico Perez Darold, ma su di lui c'è stato un fallo. Pronto ad entrare Sipovac, vediamo al posto di chi? Casareale. Anche nel CUS Palermo, doppio cambio, rientra André. Vediamo come se la caverà Catanzaro. Con un top player come Andrea in campo, intanto Canestrari sbaglia, ma la grinta di Agosto ci prova dalla media. Agosto, rimbalzo più canestro, l'ottimo impatto in questi playoff di Andrea Agosto. Deve difendere ora Catanzaro, occhio lo spauracchio Andrea. Guardate come riesce a passare negli ultimi metri davanti al proprio canestro. Difende la grandissima Federico, su di lui c'è fallo, saranno due tiri liberi per lui. Fallo subito Federico Perez Darold, una lunetta per due tiri liberi. È stato Inserillo a commettere fallo, secondo personale per Inserillo, che adesso esce e al suo posto entra il 2006 Filippone. Gita lunetta per Federico Perez Darold. Dopo i 18 punti del match d'andata, solo 6 a Palermo in gara 2. Un'anomalia nella sua stagione strepitosa. 1 su 2 anche per Federico Perez Darold. Catanzaro sta tirando praticamente col 50% ai liberi. Riempie l'aria Catanzaro per evitare che il pallone arrivi ad André. Qui Catanzaro fa benissimo le taglia fuori. Terzo rimbalzo del match per Agosto, poi Sipovac fermato in maniera irregolare da parte di Benfratello. Rimessa per Catanzaro. Non era in fase di tiro Goyin Sipovac, secondo il due arbitrale, al momento del fallo. Mentre davvero palla pure là, stracolmo. Di solito si riempie dal terzo quarto in poi, oggi veramente pieno pieno.
Federico intanto la mette dentro, subendo anche fallo. Ci sarà anche il tiro libero supplementare per lui. ...22-19 per Catanzaro. Sbaglia Federico. Ripasso di tiri liberi sicuramente in settimana per la Basket Academy Catanzaro. Benfratello. Bruno dopo il blocco portato da Benfratello, ma il suo è un airball che finisce tra le mani di Gojin Sipovac. Va Federico, parte lui contro André. Federico! Vamos! Federico! Vamos! Altri due punti! Bruno intanto va a subire fallo. Ci saranno due tiri liberi per Jacopo Bruno, classe 97. Questo playoff va a segno col primo tiro libero. Ed è buono anche il secondo. Più 3 Catanzaro a 6 minuti e 28 secondi dal termine del secondo quarto. Federico, va Federico e sbaglia! Errori non da Federico, quelli di oggi, ai quali comunque ha alternato sui soliti canestri assist. Pronto a rientrare Nunzio Sabatino. Ben fratello, sbaglia! Ottima la difesa di Sipovac. Pronto ad entrare Nunzio Sabatino, fuori agosto. Buona la prova di agosto fino a questo momento. Filippone dalla media va a segno. Palermo davvero è una squadra che se gli lasci pochi centimetri di spazio ti punisce. Fallo commesso numero 4, Pirrera. Fallo di Pirrera e Catanzaro potrà usufruire di due tiri liberi perché ha raggiunto il bonus. Perché Palermo ha raggiunto il bonus fuori Pirrera. Problemi di falli anche per Pirrera. Sbaglia Dimitrovic. Quanti errori per Catanzaro dalla lunetta. Intanto però c'è da ripetere il canestro, il tiro libero. C'è stata un'invasione. Va Dimitrovic. La mette dentro, primo punto del suo match. Attacca ora il Cus. Ben fratello. Poi Bruno. Filippone. Poi in equilibrio precario. Il fallo su di lui. Quindi due tiri liberi per il numero 22, invece è stato il numero 22 Inserillo. Fuori André e dentro Tagliareni.
a Tagliareni e sbaglia. ...9,6 punti di media in la regular season per Tagliareni, che fa 0-2... si rimane sul 25-23 per Catanzaro. Sabatino, altro scontro, chiedeva il fallo Sabatino, poi Federico va di tabella. Federico, 11 punti fino a questo momento per Federico Perez Larold. Inserillo, arresto e tiro di Inserillo, mani educate per Inserillo. 5 punti fino a questo momento. Pronto a rientrare Madella. Federico, si gira Federico, va di tabella ancora una volta e non sbaglia, devastante Federico Perez Darold. E ci vuole Andrea per il Cus Palermo. Arresto e tiro di Benfratello, si era addormentato Catanzaro, poi per fortuna ha sbagliato Benfratello. Sabatino sbaglia, poi Inserillo, ma è ritornato a Catanzaro. Canestrari riesce a fermare in un primo momento Bruno, poi si ritrova il pallone tra le mani e non sbaglia il secondo tentativo. 29-27. Sipovac, va Sipovac, sbaglia, rimbalzo per Federico, solo per un attimo il contropiede del Cus Palermo. Partita di una grandissima intensità e poi Canestrari commette fallo su Benfratello. Saranno due tiri liberi. Fuori Canestrari e dentro Madella. Per il pareggio adesso Benfratello, primo punto del suo match. 3 minuti e 33 da giocare nel secondo quarto. Due su due, fuori Benfratello e dentro André. Madella, serve Sabatino, vola dall'altra parte del campo Catanzaro. Sipovac, parte Sipovac, va e sbaglia, ma c'è stato fallo su di lui. Due tiri liberi per Gojin Sipovac. Due tiri liberi per il numero 19 Sipovac. Indicazioni di coach Procopio per Sabatino. Di nuovo in campo Benfratello, quindi praticamente con due lunghi, con due cinque puri. Coach Catania, intanto Federico, anzi scusate, Gojin Sipovac mette dentro il primo tiro libero. E mette dentro anche il secondo. 31-29. Ancora grande equilibrio qui al Palapera. Nuovamente pronto ad entrare Andrea Agosto. Filippone, Bruno, prova a partire Bruno, ma
Seven Cirillo, solo rete per Inserillo, deve difendere più forte però Catanzaro. Sta sistematicamente punendo la difesa giallorossa Palermo, che è passato in vantaggio. Intanto fanno a sportellate Filippone e Dimitrovic. Due tiri liberi per Mladen e Dimitrovic. Più uno Palermo dalla diretta, Dimitrovic. Formazione molto aggressiva il CUS Palermo. Sbaglia il primo tiro libero di Dimitrovic. Mette dentro il secondo, ancora una volta uno su due dalla lunetta per lui. Poi Dimitrovic è dentro il campo Agosto. Agosto. Bruno a portare palla per il CUS Palermo. 32 pari, occhio ad André, che serve Inserillo. Recupera palla Sabatino, ma c'è stato intervento col piede. Secondi per il CUS Palermo. Andrea spalla canestro nella sua classica posizione, pronto a scaricare, lo fa in questo momento. Bruno, si chiude Catanzaro, però si apre per il tiro dalla lunga distanza di Palermo, che però arriva adesso con Inserillo. Sbaglia, ma di poco Inserillo. Sipovac, c'è spazio per Madella. Aveva lo spazio forse per tirare Madella, qui viene stoppato da Andrea, era in situazione di mismatch, scelta sbagliatissima questa da parte di Madella, pronto ad entrare Canestrari, probabilmente al suo posto. Attacca il CUS, sempre Inserillo, arresto e tiro, corto, rimbalzo di squadra per Catanzaro, accelera Sabatino, non lo tengono, Sabatino! Fallo di Inserillo, due tiri liberi per Nunzio Sabatino. Grande capitano! E siamo stati facili profeti. Fuori Madella e dentro Canestrari. Fuori Inserillo e dentro nuovamente Tagliareni. Inserillo, Tagliareni, Andrea. Bruno, giocatori pericolosissimi dalla lunga distanza. Davvero una brutta gatta da pelare, ha preso i playoff Catanzaro. Sbaglia intanto il primo tiro libero Nunzio Sabatino. La media è quella, 50% per Catanzaro. Allora, Catanzaro! Forza per quest'ultimo minuto e mezzo, tifiamo! 33-32, più uno Catanzaro. Giallorossi! Giallorossi! Forse c'è fallo su Federico, recupera il pallone Nunzio Sabatino, e qui palleggio irregolare. Nunzio Sabatino. Ridicolo. 1 minuto e 5 secondi da giocare. a 32, c'è da asciugare il parquet, rumoreggia il pubblico
della palla Pulerà. Continuiamo a tifare! Per questa decisione del due arbitrale, ma si riprende. Siamo entrati adesso nell'ultimo giro d'orologio, poi il riposo lungo. Adesso fallo. Fischiato contro Federico Perez d'Arold. Il secondo personale per Federico Perez d'Arold. Due liberi per Bruno. Sbaglia Bruno, ma c'è invasione di Agosto, deve ripetersi quest'altro tiro libero. Molto fiscali due arbitri in questo match. Sbaglia Bruno, c'è fallo fischiato su Federico Perez d'Arold, quindi saranno due tiri liberi perché ha raggiunto il bonus il CUS Palermo. E adesso la possibilità per Catanzaro di tornare in vantaggio. Va Federico, 13 punti finora per Federico Perez d'Arold. Il pallone deve però essere asciugato. Si incarica di quest'onere Gojin Sipovac. Ora è tutto pronto per la gita lunetta di Federico Perez d'Arold. Va a segno. Due su due, una sequenza. Federico Perez d'Arold. 35 a 33. Bruno. Carica per André, tocca accidentalmente col piede André, poi la grinta di Agosto, il pallone, grande partita, Andrea Agosto, l'energia del numero 12 della Basket Academy Catanzaro. Ancora pallone da asciugare.37 secondi da giocare, 24 per ovviamente Catanzaro da questo momento, con Canestrari pronto ad entrare. Casareale presumibilmente al posto di Federico. Sabatino per Federico, due tiri liberi ancora per Federico Perez d'Arold. Ancora la palla Perez d'Arold con Nunzio Sabatino. E intanto notiamo le proteste di coach Catania, fanno finta di non sentire i due arbitri. Segna con il primo tiro libero Federico Perez d'Arold. E con l'aiuto del ferro va dentro anche il secondo. 2 su 3, Federico non metta. Catanzaro torna a più 4. 37 secondi da giocare. Dentro Casareale. Prima dell'intervallo. Fuori Federico.
deve difendere ora Catanzaro, può ovviamente andare fino alla sirena. Accelera Bruno, l'assist vincente per Benfratello. Canestrari sbaglia la sua preghiera, termina qua il secondo periodo di gioco. Vantaggio minimo per Catanzaro al 20° minuto, 37-35. Adesso linea alla regia, a risentirci per i secondi 20 minuti di questo match.
si riparte qui al Palapulerà di Catanzaro, 37-35 per la Basket Academy Catanzaro, subito Federico, 19 per lui, poi Madella recupera il pallone, ancora Federico, spazio per lui ma sbaglia, non è la sua specialità il tiro da tre punti, ma ci stava perché si era addormentato il Cus Palermo, aveva lasciato grande spazio a Federico Perez Larold, intanto il tentativo dalla media e poi la correzione vincente di Matteo Pirrera, 39-37. Madella va fino in fondo e subisce fallo da parte di Bonanno, due tiri liberi per Luca Madella. Questo non è valido ovviamente. E per fortuna di Catanzaro. Adesso sì, questi saranno validi. Quindi massima concentrazione per Luca Madella che va netto col primo tentativo. E sbaglia il secondo, rimbalzo per André, più 3 Catanzaro. Bonanno. A Bonanno arriva la stoppata di Federico Perez Larold, però irregolare perché secondo il signor Gerardis ha trattenuto il numero 6 del Cus Palermo. Il primo tiro libero, Bonanno. E realizza il secondo. Rimane invariato il distacco tra le due squadre. Sabatino. Annunzio! Canestro di Annunzio Sabatino. Otto punti per Annunzio Sabatino in questo match. Una delle sue classiche azioni. A 38, non riesce a scappare Catanzaro. Bruno fermato con un fallo, vediamo da chi, da Madella. Attenzione, il quarto fallo per Madella, subito ai ripari proprio. Pronto ad entrare Casareale. Catanzaro quindi con Federico Perez Darold, Casareale e Sipovac. Va a segno intanto Bruno. E sbaglia il secondo, rimbalzo per Federico. Raccolti 5 oggi Federico Perez Larold di rimbalzi. Sabatino, poi Sipovac, parte Sipovac, scarica Dimitrovic, scarica per Sipovac che sbaglia. Solo una tripla finora per Catanzaro ad opera di Nunzio Sabatino. Qui rimbalzo in attacco per il Cus Palermo.
sta giocando davvero con grande intensità e grande grinta il Cus Palermo. André, regista offensivo di questo Cus Palermo, Dario André. Ancora l'errore del Cus e il rimbalzo per Federico Dimitrovic, fallo di Tagliareni, rimessa per Catanzaro e il terzo fallo per Tagliareni in questo match. Pronto a battere Nunzio Sabatino, deve fare canestro Catanzaro. Federico per Sabatino, prova a partire Nunzio, vediamo, lo fa, va fino in fondo e sbaglia, rimbalzone di Casareale che va a segno. 5 punti per Michele Casareale oggi. Herrera al limite dei passi, lo scarico per Andrea che sbaglia. Nunzio Sabatino raccoglie il rimbalzo, riesce ad uscire benissimo dalla pressione. Sipovac, lo scarico per Casareale, corto il tiro di Casareale. 44-39. L'errore di di Bonanno, e palla contesa. Sorride a Catanzaro, poi le proteste di Bonanno che poi si allontana per evitare guai. Dimitrovic per Sabatino, poi Federico Perez d'Arold, difende duro su di lui Benfratello. Sabatino, cosa ha fatto qui Nunzio? Sabatino, 10 punti in questo match, è sparito letteralmente Nunzio Sabatino per poi ricomparire dopo aver fatto canestro. Dall'altra parte risponde però inesorabilmente Jacopo Bruno. Dimitrovic scarica per Sipovac, pallone che danza sul ferro e poi esce, incredibile davvero. Non entra il pallone da tre oggi a Catanzaro, occhio al duello Casareale Andrea. Fallo fischiato a Dimitrovic su Pirrera. Rimessa per Catanzaro, ha fischiato la rimessa se non vado errato. Sì. Era già pronto dalla lunetta Pirrera, però è sicuramente rimessa laterale. Fuori Sipova. Dentro Canestrari, riabbassa nuovamente il quintetto coach Procopio. Pirrera a segno, si rifà sotto il Cus Palermo dopo il più 5 Catanzaro. Sabatino con il blocco di Federico, non passa Nunzio, deve passare il pallone. 6 secondi per Catanzaro, Federico da 3, va Federico sul ferro, rimbalzo per Benfratello. Bruno, fallo su di lui, altri due passi. Intanto Procopio protesta per l'azione precedente. Palermo. Tanto Bruno sbaglia.
Battaglia, non parare il primo. Secondo libero. Ma col secondo netto. Nove punti per Bruno in questo match. Canestrari, Guetta con Federico Perez d'Arold. C'è il muro André, va di gancio Federico Perez d'Arold. E la mette dentro. Importantissimo per la Basket Academy Catanzaro, che però ora deve difendere. Ha raggiunto il bonus Catanzaro, ci prova Bruno sul ferro. Rimbalzo per Federico, si riparte con Canestrari. Federico va fino in fondo, Federico la mette dentro, stupendo fallo, e sarà tiro libero supplementare. Federico Perez d'Arold. E il beniamino del pubblico del Palapulerà, Federico Perez d'Arold. Si concentra Federico. Ed è buono! 24 punti per Federico Perez d'Arold. Mostruosa prestazione per Federico, ma non basta, ancora non è finita qui. Palla recuperata. Bravo Casareale. Time out adesso. Time out. Coach Catania. Un applauso ai nostri giallorossi. Sul parquet con Catanzaro al massimo vantaggio, più 7 palla in mano. C'è il fallo di Pirrera, troppo aggressivo in questa circostanza. 3 minuti e 50 da giocare. Attenzione, brutta notizia per Palermo, il quarto fallo personale per Pirrera. Fuori intanto Dimitrovic e dentro Sipova. Sabatino. Per Federico, va Federico! Federico Perez d'Arold! Inserirlo, manda al bar Sipovac, poi scarica per Tagliareni, lo scarico per il tentativo da tre da parte dal numero 77 Calandra, che sbaglia,
poi la difesa di Catanzaro, anche qui bene Casareale. Sipovac, erroraccio di Sipovac. Tagliareni, facile facile. Dopo la finta che mette fuori causa Canestrari. Canestro gratuito questo regalato da Catanzaro al Cus Palermo. Sabatino per Federico. Parte Sabatino! Sempre Nunzio! 55-46. Più 9 Catanzaro. Pronto a rientrare Andrea. Fuori Sipovac, dentro Madella, occhio che Madella ha 4 falli. Tagliareni per Calandra. Inserirlo. Non passa su Nunzio, grande recupero di Catanzaro, ma solo per un attimo. Di Madella. C'è da asciugare il parquet. 55-46, 2 minuti e 18. Questa gara 3 o bella dei quarti di finale playoff della serie C unica Calabria-Sicilia. Inserirlo, fa carambolare il pallone sul braccio di Federico Perez Garoldi. 4 secondi per il Cus Palermo, pronto a rientrare Agosto. Fuori Sabatino, dentro Agosto. Serillo. Tagliareni sul ferro, rimbalzone qui per Madella. Federico, va Federico e sbaglia. Rimbalzo per Tagliareni. Il pallone per Bruno! La stoppata di Canestrari! Canestrari! Non è assolutamente d'accordo con questo fischio del duo arbitrale, il pubblico del Palapulerà. Una bomba nera il Palapulerà oggi. Segno Jacopo Bruno. ...55-47... Federico per Agosto, riesce a servire Canestrari, va Canestrari, corto, rimbalzo per Tagliareni. Catanzaro però si sistema, arresta e tiro all'errore per sempre Tagliareni. Canestrari, rimbalzone e poi nuova azione offensiva per Catanzaro. Madella per Federico,
lontano dal canestro, riesce a trovare Canestrari, ci riprova! Su assist di Federico Perez da Roig, 58-47, massimo vantaggio per Catanzaro contro un avversario duro a morire. Inserillo per André, da fermo André, signori, 50 anni e una mano da fare invidia ai migliori giocatori del basket italiano. Anche la mano di Federico però non è assolutamente niente male. Altro assist, un bacio per Manella e altra tripla per Catanzaro, che si è sbloccata dalla lunga distanza. Questa è una buona notizia. Ultimi secondi in questo terzo quarto. André, uno contro uno, riesce a servire Calano e poi inserire Tagliareni. Va Tagliareni e sbaglia. Finisce qua il terzo periodo di gioco con Capozzano, che prova il suo match 61-50. Ultimo quarto di gioco qui al Palapulerà, con la rimessa battuta dal Cus Palermo. Primo possesso di questi ultimi 10 minuti con Catanzaro in vantaggio di 11 lunghezze. Ma occhio, perché il Palermo ha dimostrato di avere 7 vite. Bruno, fallo. E attenzione, perché fallo viene chiamato a Madella, il suo quinto fallo del match, quindi saluta Luca Madella con 6 punti realizzati in questo match. Prima, con il primo tiro libero a segno, 11 punti finora per Bruno. E sbaglia! Rimbalzo per Federico. E si avvicina alla doppia doppia. 8 rimbalzi finora per Federico Perez da Rod. Poi non passa Federico, ma c'è stata infrazione di piede. Giocatore del Cus Palermo, quindi
Si riparte con il cronometro resettato a 14 secondi. Pronto ad entrare Gojin Sipovac. Intanto Federico scarica per Sabatino. Vannunzio! Pallone che esce! Incredibile! Bruno dall'altra parte. È un problema per Catanzaro Bruno. L'ultimo gol di tutti. Prova Catanzaro. Sulla penetrazione di Bruno. Tanto Federico. Fallo su di lui, fallo sul giocatore del Palermo. Intanto doppio cambio per Catanzaro, dentro Dimitrovic e Sipova. In campo Pirrera con 4 falli. Segnaliamolo questo. Catanzaro ha perso Madella. Altro fallo su Federico. Di Filippone. ...8:45... da giocare. Torna sotto la doppia cifra il vantaggio di Catanzaro. Pronto a battere Dimitrovic. Ovviamente la sua gara influenzata dal colpo subito a Palermo. Agosto per Dimitrovic. Va Dimitrovic. Sabatino in penetrazione, Nunzio sbaglia, rimbalzo per André, deve difendere Catanzaro, ancora Bruno, questa volta si chiude Catanzaro, prova a ripartire Bruno, deve spendere il fallo. Sipova. Rimessa per il Cus Palermo. Fateci capire. André, prende Bruno. Tagliarelli per Filippone. Ci prova Filippone, sbaglia, rimbalzone. Anche Catanzaro, la Catanzaro! Sipovac scarica per Federico. Federico va fino in fondo, è buono, buono! Gol! 29 punti in questa partita. Prova da MVP per lui. Fuori Filippone. Le proteste di Bruno. Ma Federico è già dalla lunetta, sbaglia, rimbalzo per André. Dario André per Pirrera, si cerca sempre Bruno. Pirrera, va Pirrera e sbaglia, rimbalzo per Federico Perezzero. Ecco il rimbalzo! Catanzaro, senza addirittura centrale, più 10. Sabatino per Federico, nuovamente pronto ad entrare Canestrari. Federico ci prova da 3, Federico! Incapito oggi, strepitoso, 66-53. André, Pirrera, si chiude Catanzaro, lo scarico per Tagliareni, quando c'è spazio, non perdona Tagliareni,
11 punti in questo match, nuovamente più 10 Catanzaro. Fuori Agosto e dentro Canestrari, 6 minuti e 44 secondi. Canestrari per Federico, lontano dal canestro. Parte di nuovo Federico, scarica per Canestrari. Va Canestrari sul ferro, rimbalzone per Nunzio Sabatino. Ancora Canestrari, ancora Catanzaro. Sipovac in equilibrio precario, sbaglia Rojin Sipovac. Bruno. Fallo di attacco per Palermo. Quarto personale per Bruno. Buona notizia per Catanzaro. Federico Perez Darold. Sabatino. Il Canestrari va Sabatino. Sabatino! Immagino vince! 14 punti in questa partita. 68-56. Deve difendere ora Catanzaro. Buon anno per Pirrera. Pallo su di lui di Dimitrovic. Rimessa per Palermo. Mitrovic. Ribadiamo ancora una volta un Palapulera stracolmo come non lo si vedeva da anni. 5 minuti e 30 secondi a giocare, più 12 Catanzaro. Time out. E time out. Un applauso ai nostri giallorossi! Catanzaro di nuovo in campo, invece ha bisogno di qualche secondo extra, coach Catania. Ecco qua, rientrano i Cussini. Palla in mano per loro, con la possibilità di accorciare il gap. Vede Catanzaro in vantaggio di 12 lunghezza, 5 minuti e 33 secondi dal termine del match. Inserillo, Pirrera, Tagliareni, sotto canestro, la stoppata di Federico, doppia stoppata di Federico. Il fallo poi viene fischiato a Sipovac. Fallo del 2-19 Sipovac.
due tiri liberi per Tagliareni. Due tiri liberi per il Cuspanaro. Davide Tagliareni, classe 2003. E sbaglia il primo libero. Su 2 per Tagliareni, sale a quota 12. Sipovac per Dimitrovic, poi Federico con saggezza decide di ritornare da Canestrari. 3 secondi, Canestrari per Sipovac da 3! Gol! Tagliareni, ancora Tagliareni, il recupero di Catanzaro con Sipovac a doppia velocità. Zoli! Sipovac infiora la schiacciata e fa venire giù il palo Pulerà, 73 a 57 per Catanzaro. Pirrera sul ferro, lotta al rimbalzo Federico e lo guadagna. A voler essere onesti, probabilmente questa chiamata del gol arbitrale è sbagliata. Noi abbiamo visto l'ultimo tocco di Federico, che si è subito allontanato. A me sinceramente l'ultimo tocco è parso il suo. E sì, Povac praticamente in due azioni raggiunge la doppia cifra anche oggi, 10 punti per Gojin Sipovac. Quattro minuti e 06 ancora da giocare, è lunga, Canestrari, buono l'assist prima di Canestrari per Gojin Sipovac. Intanto parte Dimitrovic e subisce fallo, due tiri liberi per Mladen Dimitrovic. Fuori Pirrera intanto e dentro Filippone. Va Dimitrovic e sbaglia. Tutti dalla lunetta i suoi tiri liberi, col 50% pensato. Inserillo per André, la finta di André che perde il pallone. Sipovac, poi Canestrari, non fischia qua il duo arbitrale. Va in penetrazione, Canestrari sbaglia, aveva fatto tutto bene Marco Canestrari. Di gancio, l'errore, rimbalzo di Sipovac. E adesso si sente il fattore Sipovac in quest'ultimo quarto. Difende, raccoglie rimbalzi, segna. 74-57, la può chiudere Dimitrovic, va Dimitrovic, bravo Dimitrovic, bomba, e adesso è più bello di Catanzaro, a
2 minuti e 40 da giocare. Noi abbiamo dato la nostra sentenza, l'ha chiusa Mladen Dimitrovic, vediamo se sarà così. Tanto un po' di maretta in campo. Con Ben Fratello protagonista. Va Ben Fratello. Ricordiamo, gentile pubblico del Palatura, che prossima domenica si giocherà la semifinale, sempre qui, sempre a Giovino, sempre alle 19, contro la Vincente di Genova, contro Reggio Calabria, e vi vediamo tutti qui. Dentro agosto. Dentro anche Fontana. E buon anno per il Cus Palermo. Si concentra Ben Fratello. Va Ben Fratello e la mette dentro. 5 punti finora per Ben Fratello. Sbaglia. Rimbalzo per Federico ed è doppia doppia per Federico Perez d'Arold, prestazione mostruosa la sua. Eccolo qua, Federico commette fallo su di lui, un giocatore del Cus Palermo. Dolorante a terra rimane Federico, ma si rialza subito. Possibilità di rimpinguare il suo bottino, sono 32 i punti finora realizzati da Federico Perez d'Arold, a cui ha abbinato 10 rimbalzi. Va Federico. Buono il film con l'aiuto del ferro. Secondo tiro libero per Federico Perez d'Arold. Buono anche il secondo. Due su due da Marinetta. E facciamo un applauso. Innovation del Palatura. Federico Perez d'Arold. Stand innovation del Palatura. MVP del match a mani non basse, bassissime. L'abbraccio con Graziano Tavano, il 5 con Patrizio Caldarola e col presidente Alfonso Bianchi. Ormai Palermo non ci crede più. Fallo di agosto su Jacopo Bruno, due tiri liberi per lui. Secondo personale per agosto, che ha dato prova di grande energia e grande spirito di sacrificio oggi. Quindi direi che Federico non entrerà più, quindi chiude la sua partita con 34 punti e 10 rimbalzi. Anche 4 assist. A segno Bruno, ma ormai è puro garbage time qui al Palapulerà. 2 su 2 per Bruno. Continua a segnare, ma potrebbero essere, anzi quasi certamente, saranno gli ultimi canestri della sua stagione. Pronto ad entrare Sidiki Faure. Nunzio. Parte ora Nunzio. Si gira e dopo aver mandato al bar la difesa di Palermo, a segno con il suo 16° punto.
81-60. È entrato anche Mensa che raccoglie questo rimbalzo offensivo. Grande energia per Mensa. È entrato anche Bertolino, perde palla il Cus. Riparte Catanzaro. Agosto pressa alto il Cus, ma ne esce bene Catanzaro con Agosto, frena la sua corsa. Difendono fortissimo i ragazzi del Cus. Ora guadagna la rimessa Catanzaro, c'è il cambio al posto di Sabatino. Altra standing ovation per un giocatore Lucio Sabatino. Lucio Sabatino, il suo match con entra in campo 16 punti. Siripin pure. Altra grande prova per Lucio Sabatino. Rimbalzone per Sipovac, che va a subire fallo da Filippone, andrà in lunetta per rimpinguare anche lui il suo bottino. Tanto abbiamo assistito ad un conciliabolo tra Procopio e Catania. Conciliabolo che continua. Intanto abbiamo assistito al bellissimo applauso del Palafuera. Appuntamento per domenica prossima alle ore 19, Palermo, 5 maggio. Fiero e degno avversario. La serie finale di Gara Catanzaro e la vincente. Ha portato la capolista della serie contro Reggio Calabria. Unica Calabria Sicilia. A gara 3. Non mancate perché ma questo apporto è fondamentale. Davanti alla forza di Catanzaro. Intanto Sipovac mette dentro il primo tiro libero e mette dentro anche il secondo. Il pubblico del Palafuera pronto a complimentarsi con i propri beniamini mentre si giocano gli ultimi 40 secondi di questo ultimo periodo. Ovviamente MVP del match Federico Perez Darold. Bruno va a sbattere contro Sidicchi. Andrà in lunetta. Sbaglia il primo tiro libero Bruno. La partita, insomma, Catanzaro non ha giocato nei primi due quarti con la stessa grinta del Cus Palermo, che ci ha messo tenacia, determinazione e una difesa veramente forte. Poi quando, dopo l'intervallo lungo, Catanzaro ha giocato con la sua garra, grazie a tutti all'Argentina. E ci vediamo domenica prossima per la gara 1 della semifinale. Grazie a Catanzaro sulla strada dei giallorossi che adesso aspettano la sirena per esultare con il pubblico del Palafuera. Suona adesso Catanzaro, batte il Cus Palermo 83-61 in gara 3 dei quarti di finale playoff.
spacca il biglietto per la semifinale di domenica prossima alla Palapolerà contro una tra Gela e DR che stanno ancora giocando. Bene, dalla Palapolerà è tutto. Buona serata da Piazzanto Gallo. Viva il basket!